Salve a tutti, buongiorno, bentrovati alla rubrica Well for All su Radio Portici Live. Secondo appuntamento, nella nostra rubrica trattiamo di fitness, di wellness e tutto quello che concerne il concetto di benessere, dello stare in forma. Trattiamo questi argomenti in una modalità molto molto semplice, senza approfondire le tematiche scientifiche che sono tantissime, presenti all'interno di questo argomento, sì, di questo contesto, di questo argomento. E lo scopo della rubrica è appunto quello, innanzitutto di darvi quante più informazioni facili, immediate da poter mettere in atto per apportare dei benefici alla vostra vita, nel vostro quotidiano, quindi piccole azioni per migliorare il vostro stato di salute e la vostra percezione di benessere. Da stamattina, come anticipato nella scorsa puntata, che è stata la prima, quella inaugurale, da stamattina ci sarà una proposta di allenamento, quindi delle fasi molto pratiche, molto dinamiche. Già vi premetto che ho selezionato per voi degli esercizi allenanti, ma allo stesso tempo estremamente facili da eseguire. Fin dove sarà possibile, vi proporrò delle regressioni, ovvero delle modalità per poter eseguire l'esercizio proposto in una maniera ulteriormente più facilitata. Ok? Quindi dopo, da qui a poco, entreremo nei dettagli della tipologia, metodologia di allenamento che ho pensato di proporvi stamattina. Io intanto vi do ufficialmente il benvenuto. Sono Antonio Brasile, sono un personal trainer di professione. Ed insieme ad Erika il lunedì e mercoledì mattina alle ore 11 trattiamo questa rubrica su Radio Portici Live. Il nome della rubrica è Well for All, una rubrica all'interno della quale si trattano tematiche quali il fitness, il benessere, un po' il concetto di wellness, che è un concetto più ampio, l'ho spiegato nella precedente puntata, quindi questa è l'occasione per invitarvi a rivedere tutte le puntate presenti sulla nostra pagina Facebook, registrate lì, trovate tutti i programmi presenti settimanalmente nella programmazione di Radio Portici Live. Che cos'è il wellness? Molto velocemente lo andiamo a ripetere per rinfrescare il concetto o per coloro che scorsa settimana non ci sono stati. Il wellness è una terminologia nata dall'insieme di non solo discipline atte ad apportare un miglioramento estetico, fisico, ma è un concetto molto più ampio, ovvero è l'insieme di tutte quelle attività, quindi non solo la parte dell'allenamento, ma tutte le attività che come finalità, come obiettivo comune hanno quello di apportare un oggettivo miglioramento nella vita delle persone. Questo oggettivo miglioramento come lo si può ottenere? Di base attraverso l'attività fisica e questo è un requisito imprescindibile. Oltre l'attenzione dovuta nei confronti dell'attività fisica, che può essere erogata e praticata nella maniera più disparata. Quando parliamo di attività fisica, intendiamo tutto quello che facciamo nella misura in cui sottoponiamo il nostro corpo ad un movimento, lo rendiamo dinamico e non sedentario. Lo mettiamo in una condizione temporanea di stress, ma una forma di stress positivo che nel corso del tempo, se ripetuto ovviamente nel tempo, innesca dei processi e dei sistemi attraverso i quali l'organismo si adatta a questa forma di stress. Il risultato è un beneficio, quindi poi a seconda della tipologia, delle caratteristiche dell'attività che noi andiamo a praticare, possiamo ottenere diversi benefici.
Ma oltre il concetto di movimento, di attività fisica, di esercizio fisico, nella parola wellness sono incluse anche altre componenti, altri aspetti che molto spesso vengono banalizzati o per nulla considerati. Quindi ne accennai alcuni nella scorsa puntata e vi li ripeto velocemente così a memoria. Sicuramente importantissima è l'alimentazione, il tipo di alimentazione che ognuno di noi quotidianamente fa. Qualcuno affermò una volta in maniera più che sensata e saggia: siamo quello che mangiamo. Verissimo, se pratichiamo attività fisica, ma non prestiamo la dovuta attenzione e la dovuta cura nei confronti di quello che mangiamo, va bene, ma potrebbe andare meglio se mettiamo insieme le due cose: attività fisica e corretta alimentazione. Corretta alimentazione, discorso infinito, quindi io direi pronti per la seconda puntata della rubrica, via con la sigla, a tra poco. Ciao ragazzi, sono Erika e sono felice di accompagnarvi in una nuova rubrica. Well for all, vi aspetto. Well for all, arriva come una scarica, ma questa è la tua carica. Sono Antonio, vi aspetto ogni lunedì dalle 11 alle 12 con la rubrica Well for All su Radio Portici Live. Ciao! Buongiorno, buon lunedì, bentrovati, siamo su Radio Portici Live. Io sono Antonio Brasile e vi trovate in diretta per la rubrica Well for All. Benvenuti, bentrovati per chi lunedì scorso ha partecipato in diretta o seguendo sulla pagina Facebook la diretta registrata del primissimo episodio di questa rubrica. Ci ritroviamo qui ogni lunedì mattina alle ore 11, anche se l'appuntamento si duplica settimanalmente, perché il mercoledì mattina, sempre alla stessa ora, Well for All è presente su Radio Portici Live, non in mia compagnia, ma in compagnia di Erika. Quindi vi aspettiamo per quanto riguarda la rubrica Well for All lunedì, mercoledì mattina alle ore 11, puntuali su Radio Portici Live, oltre ad invitarvi a partecipare alla nostra rubrica. Ovviamente il mio invito si estende a partecipare, seguire, guardare tutte le altre rubriche presenti nella programmazione della radio. Un palinsesto ricchissimo, interessantissimo e con una varietà e veramente vi sottoporrà all'imbarazzo della scelta. Si trattano tematiche, argomenti molto disparati, tutti estremamente interessanti. Io direi di dare inizio ufficialmente con questo appuntamento diurno del lunedì mattina, trattandosi di una rubrica di wellness e fitness. Quale cosa migliore se non iniziare con un allenamento? E stamattina ho studiato per voi, ho strutturato un allenamento. Pensando a cosa? Innanzitutto di proporre un qualcosa di facile da fare per chiunque. Questo perché il ragionamento è nato da una considerazione semplicissima. Siamo in radio, c'è un contatto, seppur visivo ma indiretto,
Ok, c'è un'interazione, ma è in diretta. Voi avete il vantaggio di vedere me, io non posso fare altrettanto. Quindi l'unica cosa che posso fare per quanto concerne l'allenamento è, oltre che spiegarvi, illustrarvi l'esecuzione corretta per l'esecuzione degli esercizi che vi andrò a proporre, apportare delle correzioni verbali, ok? Quindi cercate di seguirmi, oltre che visivamente dal monitor, anche seguire e apportare, mettere in pratica i suggerimenti, le correzioni che verbalmente vi darò, ok? Se seguite questi semplicissimi consigli, vi assicuro che tutto vi risulterà estremamente facile. Perché? Perché ho scelto innanzitutto pochi esercizi con i quali iniziare, in modo da rimanere più concentrati, più focalizzati su quello che stiamo facendo e non rendere l'allenamento troppo dispersivo. Questi pochi esercizi contenuti nell'allenamento li andremo a spezzettare, frammentare, quindi ci saranno delle fasi di recupero, delle introduzioni durante le quali magari, se volete, possiamo interagire, o meglio ancora, vi do qualche accenno, qualche suggerimento extra, sempre riguardante l'allenamento e eventuali nozioni di wellness in generale. Come è strutturato l'allenamento? Arriviamo alla parte al cuore del programma. Tipologia classica, ok, tre fasi imprescindibili che dovrebbero essere sempre presenti in ogni tipo di allenamento, ovvero fase 1 riscaldamento, è la fase di introduzione, ovvero quella che prepara il nostro corpo ad affrontare l'allenamento. Il riscaldamento in quanto tale deve essere allenante ma non stancante, ok? Quindi una sequenza di svariati esercizi, ne possono essere diversi, anche tanti in alcuni casi, ma somministrati nel giusto modo. Questo spetta a me, nella fattispecie, la definizione, la somministrazione di come e quanto erogare esercizio, movimento. E poi c'è la parte, il nucleo centrale, il cuore vero e proprio dell'allenamento, che è costituito per l'appunto dagli esercizi che ho selezionato per voi. Li ho selezionati con una logica, con un metodo, perché sono dei requisiti che determinano in maniera fondamentale, direi, l'efficacia o meno di un allenamento. Se strutturiamo un allenamento senza una logica, senza un metodo, dei requisiti che seguano comunque delle linee guida, dei principi di base, sì, ci stiamo muovendo, ma non possiamo definirlo un allenamento efficace. Il nostro scopo è quello di muoverci, allenarci, innanzitutto divertendoci se possibile, ok? Non sono uno di quelli che vi porta allo stremo, non stiamo facendo l'addestramento dei Marines, è una proposta di allenamento alla portata di chiunque, tutti, non c'è limite di fascia di età. Non sono previsti attrezzi o strumentazioni particolari, quindi l'unico principale indispensabile attrezzo che utilizzeremo per il nostro allenamento sarà il nostro corpo, ok? Puntata dopo puntata, uno degli obiettivi della rubrica sarà proprio quello di, attraverso la parte pratica degli allenamenti, mettervi in condizione di aumentare, amplificare, migliorare la conoscenza del vostro corpo, la padronanza del vostro corpo ed utilizzarlo nel miglior modo possibile. Fase 3 dell'allenamento, defaticamento, la fase finale che segue sempre la fase centrale, il nucleo principale del workout, dell'allenamento. Quindi ci sarà giusto qualche esercizio finale per rilassarci un pochettino, per far sì che
la frequenza cardiaca si ristabilizzi nei parametri normali e poi nulla, ci sarà questo confronto. Se vi va, vi ripeto, possiamo tranquillamente interagire attraverso domande, tutto quello che vi verrà in mente, ma non soltanto in merito all'allenamento che sosterremo stamattina. Quindi io direi, sono già munito del mio fedele cronometro, uno dei miei compagni di allenamento, quasi immancabile direi. Partiamo subito con riscaldamento, un riscaldamento molto facile, soltanto due esercizi da alternare, pochissime ripetizioni, ok? Sono due esercizi, per ogni esercizio dobbiamo eseguire tre ripetizioni, soltanto tre per un totale di quattro volte, ok? Adesso mi alzo, ve li dimostro e poi partiamo insieme. Ma prima di fare questo vi concedo un altro minuto per munirvi di un eventuale tappetino, plaid, qualcosa da mettere al pavimento del luogo, quindi casa, giardino, qualsiasi posto nel quale vi trovate in questo momento per allenarvi. E se avete la possibilità, un oggetto che è di facile reperimento in casa, un libro, ok, o una scatola non pesantissima, ma un oggetto abbastanza compatto che si possa sostenere in maniera non particolarmente complicata con entrambe le mani, non molto ingombrante, che abbia un peso di almeno un chilo o poco più. Ok, quindi potrebbe essere un libro un pochettino più grosso o l'insieme di due o più libri impilati. Se preferite, i libri li potete inserire all'interno di uno zaino, una borsetta ben chiusa, e poi tra poco vedremo il perché della richiesta da parte mia di questi oggetti. Se non avete nell'immediato reperibilità, possibilità di utilizzare dei libri all'interno di uno zaino, di una borsa, potete in sostituzione utilizzare un paio di bottiglie di acqua. Una bottiglia di acqua da 1,5 litri, 2 litri, equivale ad 1,5 kg, 2. Se raddoppiate la quantità delle bottiglie, automaticamente raddoppiate anche il carico di lavoro. Il carico di lavoro è soggettivo, beh, vi lascio la facoltà di scegliere, con la dovuta premessa che non deve essere un carico eccessivamente pesante, un carico che vi consenta di approcciare ad una proposta di allenamento abbastanza dinamica, un carico che deve essere sostenibile soprattutto per coloro che per un periodo di tempo non si sono allenati o addirittura provengono da una totale situazione di inattività. Quindi iniziamo in maniera sensata, graduale, con dei carichi molto molto gestibili. Vi assicuro che anche un carico relativamente basso diventa molto interessante ai fini dell'allenamento se contestualizzato nella giusta maniera. Diamo inizio alla fase di riscaldamento. Seguitemi, due esercizi, seguitemi visivamente. Prima ve li dimostro, poi li andremo a fare insieme. Vi darò il via. Il primo è un hip hinge, ovvero un movimento che nasce a carico di rialzo. Parto in stazione retta, fletto leggermente ginocchia da questa posizione. Porto le mani in prossimità delle spalle, spingo il bacino all'indietro, lo spingo immaginando come se ci fosse una forza che mi tira dentro. Contemporaneamente stendo le braccia in avanti, stringo bene scapole, presto attenzione a mantenere la schiena neutra, quindi pressoché piatta, ok? Da qui mantengo l'estensione delle braccia, raggiunta la posizione massima, il bacino continua a spingere in una direzione, nella direzione opposta spingono le braccia, lo sguardo è fisso verso il basso, tengo questa posizione almeno 3 o 4 secondi, al termine spingo il bacino in avanti e ritorno su. Ok, ripeto una seconda volta, spingo, 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 tengo 1, 2, 3,
4, 5 e ritorno. Ancora una volta abbiamo detto 3 ripetizioni per l'esercizio. Spingo, 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 spingo. Tengo posizione e ritorno. L'esercizio numero 2 della fase di riscaldamento prevede posizione di affondo, quindi ginocchio a terra, gamba anteriore, nel mio caso gamba sinistra, ginocchio destro in appoggio, la mano destra in prossimità del piede anteriore, la vado ad appoggiare a terra. Con il lato sinistro eseguo una rotazione, quindi mantenendo il braccio sinistro completamente spinto, eseguo una rotazione in maniera tale da spingere il braccio verso l'alto. Contemporaneamente la mia mano destra che è rimasta a terra spinge giù, tengo la posizione 5 secondi, ritorno e ripeto, rotazione, spinta, mano destra verso terra, braccio sinistro verso l'alto, ritorno e di nuovo giro, tengo 5, 4, 3, 2, 1. Ritorno, cambio lato, gamba destra avanti, mano sinistra a terra, parte destra, esegui rotazione e 1, 2, 3, 4, 5 e ritorno. Ripeto una seconda, e 1, 2, 3, 4, 5, ritorna ancora una volta, 1, 2, 3, 4, 5, ritorno, vengo su tutto da capo, altre 3 serie, quindi lo ripetiamo per altre 3 volte, i pinge e il secondo esercizio che abbiamo appena terminato, quindi torniamo su, piedi larghezza spalle, ginocchia leggermente flesse, mani all'altezza del petto nella posizione iniziale, spingo bacino, estendo braccia, busto flette, braccia spingono direzione opposta al bacino, mantengo 5 secondi e ritorno, ancora, spingo, fletto busto, tengo e ritorno, ancora, spingo, estendo, resto al termine di 5 secondi. Torno, mi raccomando, movimenti sempre controllati. Ginocchio a terra, posizione di affondo. Mano posta al piede anteriore in appoggio al pavimento. Rotazione, estensione del braccio verso l'alto. Resta 5 secondi. Ritorna. Di nuovo, rotazione, estensione. Torna, ancora una, ritorna, ne ho fatti 3, cambio lato, appoggio, mano opposta alla gamba anteriore e da quest'altra parte tengo 5, 4, 3, 2, 1, ritorno, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno, ancora una, gira, 5, 4, 3, 2, 1, ritorna, benissimo, torna su in piedi, terza delle 4 serie totali della fase di riscaldamento, torna in piedi, per questa e la prossima serie ti do indicazioni verbali, ascoltami ed esegui quello che ti dico di fare. Piedi larghezza spalle, leggera flessione delle ginocchia, braccia all'altezza del petto. Da questa posizione devi spingere il bacino all'indietro, proiettare il busto in avanti estendendo le braccia, raggiunta la posizione di massima estensione. Mantieni le braccia allungate che spingono nella direzione opposta a quella del bacino, devi percepire proprio un allungamento della catena muscolare posteriore,
devi sentire lavorare tutti i muscoli della parte posteriore a seconda della sensibilità e dell'elasticità muscolare. Potrai avere una maggiore percezione su alcuni distretti rispetto ad altri, ma ti assicuro che lavorano tutti i muscoli presenti sulla catena posteriore. 5 secondi, ritorna su, riprendi posizione, di nuovo. Estensione busto, braccia in avanti, bacino all'indietro. Torna su dopo aver tenuto per 4-5 secondi. Ripeti una terza volta e di nuovo bacino dietro, busto flesso in avanti, braccia estese. 5 secondi e torna. Da qui riprendi posizione di affondo, ginocchio a terra, mano opposta alla gamba anteriore in appoggio al pavimento. Eseguo una rotazione con estensione del braccio nella fase finale. Vado su, tengo 5, 4, 3, 2, 1, torno, rimango sullo stesso lato, altre due, di nuovo, giro, porto sul braccio, tengo 5, 4, 3, 2. 1, torno, ancora una, su, 5, 4, 3, 2, 1, torna, inverti posizione, cambia posizione delle gambe e della mano in appoggio e via, gira, 5, 4, 3, 2, 1, torna, di nuovo, 5, 4, 3, 2, 1, torna, ancora una, 5, 4, 3, 2, 1, torna giù, vieni sui piedi, l'ultima la facciamo insieme, ultime 3 ripetizioni per esercizio, ripartendo sempre dall'hinge, ginocchia leggermente flesse, piedi larghezza spalle, spingo dietro bacino, braccia in avanti, mantengo posizione, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno e di nuovo, spingo, 5, 4, 3, 2, 1, torno, ancora una, l'ultima, spingo, 5, 4, 3, 2, 1, ritorna e cambio, posizione di affondo. Mano opposta al piede anteriore in appoggio a terra, con l'altra mano, mantenendo il braccio in estensione, torsione, resto in su. 3, 2, 1. Ritorna e ripeti per altre 2 volte. 5, 4, 3, 2, 1. Ritorna ancora una. 5, 4, 3, 2, 1. Torna. Cambio e via. 5, 4, 3, 2, 1, ritorna. 5, 4, 3, 2, 1, ritorna. Ultima. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ritorno. Ok, com'è andata? Abbiamo appena terminato il riscaldamento. Intanto che riprendete un attimino fiato e vi preparate anche mentalmente alla fase allenante, non che questa non la sia stata, e attenzione, lo avete appena constatato. Riscaldamento non vuol dire fare qualcosina così tanto per, così come non vuol dire fare un qualcosa di totalmente non congruente con quello che sarà presente all'interno dell'allenamento. Il miglior riscaldamento non è la corsa sul tapirulan o la cyclette. Il miglior riscaldamento è cercare di eseguire degli esercizi che preparino il corpo in termini di muscoli, terminazioni nervose, articolazioni, frequenza cardiaca, apparato respiratorio. Tutto il corpo
lo prepari in maniera adeguata a quelli che saranno gli esercizi, i movimenti che dovrà affrontare da lì a poco. Ok? Primi tre esercizi, entriamo nel vivo. Primi tre esercizi, partiremo sempre con una logica. Ho pensato di strutturarvi l'allenamento in questo modo. Il primo dei tre esercizi riguarderà un esercizio per gli arti inferiori. Dopodiché passeremo al secondo esercizio per il core. Il core è un termine molto più ampio, che non racchiude solo il retto dell'addome, quello che comunemente e impropriamente conosciamo come la tartaruga, ok? I quadratini che si evidenziano in particolari condizioni di allenamento, ma non solo. E vi spiegherò successivamente, non in questa fase qui, che cos'è il core, approfondiremo questo argomento interessantissimo. Adesso focalizziamoci sull'allenamento. Quindi, primo esercizio arti inferiori, secondo core, il terzo che completa il primo blocco di allenamento. Tre esercizi costituiscono un blocco di allenamento, sarà un push press, ovvero una spinta verso l'alto. Per questo terzo esercizio è il motivo per il quale prima vi ho chiesto di avvalervi di uno zainetto, un contenitore all'interno del quale mettere dei libri o qualche altro oggetto di facile reperimento in casa, ok? Spero che nel frattempo lo abbiate fatto. Servirà per questo e per qualche altro esercizio che andremo ad eseguire tra poco. Domanda che sicuramente nascerà quasi del tutto spontanea da parte di chi qualche volta avrà praticato allenamento in generale, frequentato palestra o comunque svolto attività fisica. Ok, Anto, hai detto gli esercizi, ma come li facciamo? Quante serie, quante ripetizioni? Ci sto arrivando, ci sto arrivando. Ho ragionato anche su questa cosa. Voglio rendervi, come vi dicevo prima nell'introduzione, l'allenamento quanto più divertente e dinamico possibile, allo stesso tempo senza mettervi in condizioni di affrontare in maniera particolarmente gravosa, con grosse difficoltà, gli esercizi che andremo ad affrontare. Quindi ho deciso di impostare in questo modo. Ci saranno due serie per ogni blocco di allenamento. Per serie intendiamo quante volte ripeteremo quell'esercizio o nel nostro caso quei tre esercizi. Ok? Per quante ripetizioni ho tempo, ho scelto entrambe. Quindi la prima volta eseguiremo una serie da 10 ripetizioni. Ho scelto le 10 ripetizioni che è un classico un po' nella metodologia di allenamento delle palestre, ma anche perché ha una sua logica. 10 ripetizioni sono un numero abbastanza sostenibile da parte di chiunque. Chiedere di fare 10 ripetizioni con il giusto carico, se c'è presenza di carico, nelle modalità corrette, lavorando sempre con la sicurezza come requisito di base, è un numero più che sostenibile da parte di chiunque. Quindi la prima serie sarà costituita da 10 ripetizioni. La seconda serie, quindi ripeteremo per una seconda volta i tre esercizi, lavoreremo a tempo. Il tempo prestabilito sarà di 30 secondi per esercizio. Ok? Andiamo a vedere nel dettaglio gli esercizi da eseguire. Mi metto di lato sempre per farvi capire meglio la posizione. Piede in avanti, parto in stazione retta, piede in avanti, staccando il tallone del piede posteriore, cosa faccio? Scendo giù, cercando di non appoggiare il ginocchio della gamba posteriore, soltanto sfiorando il pavimento, e risalgo. Scendo, salgo, scendo, salgo. Sono tre. Spingo dietro bacino come se mi volessi sedere sul tallone, salgo, spingo dietro, vado giù, se possibile mantengo il ginocchio in sospensione. Fatte le prime 5, abbiamo detto 10 ed è il totale delle ripetizioni in questo caso. Inverto la posizione delle gambe, altre 5, spingo dietro bacino, vado giù, se possibile, resto con il ginocchio in sospensione, altrimenti lo appoggio e quando dico appoggio,
intendo proprio appoggiare e non impattare il ginocchio al pavimento, soprattutto se state lavorando su una superficie abbastanza rigida come può essere il pavimento di casa. Mi faccio 5 dall'altra gamba, stop. Primo esercizio, 10 ripetizioni. Secondo esercizio, è un crunch, un lavoro basic per il core, estremamente facile. Qui andiamo a vedere come renderlo più o meno facile, più o meno intenso. L'unica variazione che possiamo apportare, rimanendo sullo stesso numero di ripetizioni, che ripeto sono 10, è modificare la posizione delle gambe. Quindi a questo punto vi farò vedere due, tre soluzioni abbastanza interessanti da poter utilizzare per variare l'intensità dell'esercizio eseguendo un numero invariato di ripetizioni. Allora, vado giù in posizione supina, quindi schiena a terra. Ok? La prima posizione prevederà gambe flesse, ginocchia unite, con i piedi in appoggio al pavimento. Dovrò portare entrambe le mani dietro la nuca, vado giù per qualche istante, probabilmente non mi vedrete in maniera ottimale, ma durerà giusto qualche istante. Da questa posizione inspiro aria, sollevo spalle, attraverso una forte contrazione dell'addome, vengo su e ritorno, salgo e ritorno giù. Ok? Questa è la prima soluzione che potete adottare per eseguire 10 ripetizioni. Livello 2, intermedio, rendiamo un pochettino più difficile dell'esercizio, se vi va, se ve la sentite. Variazione delle gambe, il movimento da parte del tronco alle spalle rimane invariato, quindi non ve lo ripeto. Andiamo a vedere il posizionamento delle gambe. Da qui stacco i piedi da terra, angolo, coscia gamba ad angolo retto, ginocchia unite, crunch. Inspiro aria, salgo attraverso la contrazione dell'addome, sollevo spalle, butto fuori l'aria e ritorno giù. Dettaglio fondamentale per un crunch: mantenere invariata la posizione tra mento e petto. Vuol dire che quando parto dalla posizione iniziale, sono steso a terra, spalle e testa in appoggio, non devo spingere con le mani la nuca in avanti come molto spesso in maniera errata si fa, ma cercare di mantenere lo sguardo fisso. L'input che vi posso dare, la soluzione più facile e immediata: fissate lo sguardo, un punto immaginario verso il soffitto, verso il cielo se vi trovate all'aperto. Tenete lo sguardo fisso su quel punto, salite con le spalle, basta salire di poco, non vi dovete chiudere quasi in posizione fetale, così come vi ho fatto vedere, e ritornare giù fino ad appoggiare completamente spalle e testa al pavimento. Progressione numero 3, livello ancora un pochettino più alto per il crunch, se volete. Da questa posizione stendi completamente le gambe e vieni su in crunch. Gambe completamente stese. Allungo la leva e rendo l'esercizio ancora più intenso rispetto alle precedenti modalità. Esercizio numero 2, andiamo ad eseguire l'esercizio numero 3, sempre a ripetizioni del primo blocco di lavoro. Come anticipato, utilizzeremo un oggetto. Io nel mio caso ho scelto di utilizzare uno zainetto all'interno del quale ho messo dei libri, delle cose facilmente reperibili in casa. Ok? Resto in ginocchio per farvi vedere meglio, per rientrare nell'inquadratura e poi vi spiego, l'esercizio va fatto in piedi. Da questa posizione afferro ai lati, tengo lo zaino al petto, non lo tengo staccato, mi appoggio. Ok? Da qui stendo braccia verso l'alto, lo zaino me lo devo ritrovare perpendicolare sopra la testa, quindi non in avanti né eccedendo, inarcando in questo modo la schiena. Non è corretta né questa posizione. Da qui spingo verso l'alto, mi ritrovo con l'oggetto che sto utilizzando al di sopra della testa. Ritorno giù, spingo, ritorno giù. Da qui
gambe leggermente divaricate, spingi, forma, spingi, forma, spingi, torna. 10 ripetizioni. L'unica regressione o progressione che puoi dare per questo esercizio, la più immediata perlomeno, è la variazione del carico. Togliere o aggiungere peso all'interno dell'oggetto che stai utilizzando per modificare il carico di lavoro, ok? Fatti questi primi tre esercizi, li andiamo a ripetere stavolta per 30 secondi. Seconda serie di lavoro, stessi esercizi, 30 secondi di lavoro. Pronti? Andiamo giù, affondi. 3, 2, 1, via. Scendo, su. Inspiro ed espiro. Quando eseguo l'affondo c'è una leggera flessione del busto in avanti, ma cercate di non esasperare il movimento, soprattutto evitando di curvare la schiena. Ok? Spingo dietro bacino, deve essere il movimento iniziale. Spingo dietro, ritorno su. Spingo dietro, ritorno su. Ci siamo, stop. 30 secondi, inverto gamba. Eh sì, in questo caso lavoriamo 30 secondi per gamba, eh? Via. Scendo, ancora 15 secondi, ultimi 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop. 30 secondi, procediamo a esercizio numero 2, crunch. Vi ricordo, 3 livelli, piedi a terra, gambe coscia a squadra con i piedi sospesi o se preferite livello 3, gambe completamente estese, quindi piedi rivolti verso l'alto. Riepilogo velocemente le tre posizioni, 1, 2, 3, scegliete quale adottare, pronti? 3, 2, 1, via, 30 secondi, salgo e giù, salgo e giù, fuori l'aria, contraggo forte addome, rilasso e ritorno. Ancora, controllo il tempo. Fuori l'aria, 5 secondi al termine, 4, 3, 2, 1, stop. Ottimo. Terzo ed ultimo esercizio, push press. Afferro zaino. In appoggio al petto. Pronti? 3, 2, 1, stendi. Torna. Stendi, butta fuori l'aria, contrai forte addome glutei, stabilizza, rilassa e torna giù. Torna. Stendi. Ancora 10 secondi. Come va fin qui? Tutto chiaro? Credo di sì. Mi auguro, oltre che chiaro, anche estremamente facile, fattibile. Mi auguro anche che abbia suscitato in voi un minimo di interesse, di divertimento nel provare a fare questa piccola, ma se vogliamo abbastanza completa, routine di allenamento, fase finale, defaticamento. Ok, defaticamento, come anticipato all'inizio della presentazione del programma, è una fase importante da non bypassare, anche se molto spesso lo si fa, durante la quale si cerca di ripristinare innanzitutto la frequenza cardiaca, far ridurre i battiti e comunque mettere l'organismo in una condizione di
ripristino di assestamento rispetto a quanto precedentemente fatto. Allora, cosa possiamo fare? Andare giù al tappetino. Spingo bacino sui talloni, porto braccia in avanti, fletto, busto fino ad appoggiare la fronte al pavimento, cercando di spingere il più possibile i glutei verso i talloni. Ok, mantengo la posizione 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno su. Posizione di affondo. Divarica lateralmente una gamba, ginocchio in appoggio, gamba divaricata lateralmente. Porta su entrambe le braccia, inspira, fletti il busto in direzione della gamba estesa, fuori l'aria, tieni 5, 4, 3, 2, 1 e torna. Cambio lato. Inverti posizione, braccia su, inspira, espira, 5, 4, 3, 2, 1, ritorna, ultimo, torna su, piedi larghezza spalle, ginocchia estese, fai scivolare le mani lungo le gambe, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, rilassa schiena, braccia, testa, spalle. Senza penzolare, senza molleggiare, cerca di mantenere la posizione statica e rilassata, ok? Evitando di fare questo o altri movimenti, rimani giù, 5, 4, 3, 2, 1, sali e stop. Grandi. Applauso da parte mia. Grazie di aver partecipato a questa seconda puntata della rubrica Well for All su Radio Portici Live, ovviamente. Il mio invito è rivederci qui prossima settimana, lunedì, ore 11. La rubrica si raddoppia come appuntamento settimanale, quindi dopodomani, mercoledì, con Erika alla stessa ora, sempre alle ore 11. Grazie di aver partecipato, grazie per la partecipazione e spero per l'approvazione. Mi auguro di esservi stato utile, di avervi fatto compagnia. Il mio ringraziamento va, come sempre, a tutto lo staff di Radio Portici Live, soprattutto alle persone che lavorano dietro le quinte, i tecnici, definiamoli così, in maniera abbastanza generica, apparentemente riduttiva, ma non lo è assolutamente, in quanto sono le persone a dir poco indispensabili per far sì che io ed altri ci ritroviamo quotidianamente in vostra compagnia. Senza di loro vi assicuro che tutto questo sarebbe stato impossibile, irrealizzabile. Quindi grazie a tutti, a partire dalla parte tecnica, dalla regia, tutti coloro che collaborano e partecipano e danno vita ai programmi su Radio Portici Live, una realtà nuova ma interessante, in continua evoluzione, in continua crescita. Il mio invito è continuare a seguirci sui canali social perché ci saranno tantissime novità, c'è un continuo aggiornamento, una continua crescita. Grazie di aver partecipato, grazie a tutti, ci vediamo prossima settimana con a me Antonio Brasile, il vostro personal trainer, Well for All. Ciao, grazie e buona settimana a tutti. Ciao ragazzi, sono Erika e sono felice di accompagnarvi in una nuova rubrica, Well for All. Vi aspetto! Well for all, arriva come una scarica, ma questa è la tua carica. Well for all, mettiti in forma su Radio Portici Live. Well for all.
Sono Antonio, vi aspetto ogni lunedì dalle 11 alle 12 con la rubrica Well for All su Radio Portici Live. Ciao! Siamo noi. Un attimo, sono subito da lei. E Telephone Jones. Occupata a tua sorella, la mamma, la nonna. Non scherzo per noi. Telephone Jones. Alla tua amica che ha fatto la stronza. Non scherzo chi vuoi. Telephone Jones. Al professore che ha messo la nota. Non scherzo per noi. Telephone Jones. Alla vicina che sbatte la scopa. Non scherzo chi vuoi. Telephone Jones. Se vincerai un premio otterrai, in questa sfida ti divertirai come Mike Dea, come il Tranky Funky, con Radio Portici non ti stanchi. Gioca con noi e vinci fantastici premi. Ciao, sono Cinzia, seguiteci su Radio Portici Live. Il bar che viene fino a casa tua, se vuoi farti un cocktail dentro le tue mura, come in private party facciamo festa, questa sera è nostra, serata perfetta, condividi, siamo